è stato un passaggio spontaneo, naturale, che è stata questa sottolineatura della foto di Caetano. Non ci poteva essere contatto emozionale più forte per darmi la parola, perché poi spiego perché. Caetano sta diventando in Irpinia un paese un po' simbolo della conduzione di questa guerra. Questo calendario racconta attraverso 12 scatti, 12 paesi dell'Irpinia, però io penso che dobbiamo iniziare a parlare di un paese unico che è l'Irpinia. Quindi noi stasera celebriamo il paese di Irpinia, perché è un paese straordinario. Francesco, con tutti gli amici di Gruppo Irpinia, ma di tanti altri giovani che si avvicinano sempre di più a questa terra, lo stanno affermando in maniera gioiosa, decisa e convinta. Dicono le parole giuste, le parole centrate, le parole autentiche per raccontare questa terra. Questa terra si racconta solo attraverso le parole dell'amore, senza avere paura di pronunciare, con potenza e con forza. I paesi, in questi scatti che io mi sono fatto inviare prima, molti di questi scatti che si vengono visti da lontano e sono magnifici, bellissimi, c'è una grande attrattività di questi luoghi. Tutti quanti, non so con chi conosce bene l'Irpinia e chi non la conoscesse, è chiaramente invitato ad andarci, e andarci a piedi è il meglio. Cioè, è lontano l'Irpinia, è lontano, sono lontani questi paesi. Questa lontananza, ho capito da quando mi sono avvicinato sempre di più in Irpinia, è una lontananza solo psicologica. Noi pensiamo di Irpinia sia lontana perché non ci andiamo, perché restiamo impigriti a stare davanti al televisore, davanti alle abitudini di una quotidianità che a volte ci rende solo infelici. Allora Irpinia, perché Irpinia, Francesco? Perché all'Irpinia ci sta l'aria buona e si mangia bene, e vi sembra poco una cosa del genere, un invito del genere, in una condizione in cui noi siamo dentro rumori assordanti, dove non riusciamo più a percepire la bellezza dell'aria pulita, vi sembra poco che una terra ci possa ancora dare tutti questi doni? Noi dobbiamo diventare, caro Francesco, cari amici, dobbiamo diventare un gruppo di resistenza, difensori di questa terra e soprattutto difensori della buona vita, perché noi vogliamo una vita che sia buona e che sia felice. E attraverso le il bosco di Montella. E il bosco di Montella, quello? Sì, per te. Montella, sì. Ma lasciamo il bosco di Montella. Ecco, a proposito, parlavo di queste fotografie che si vedono in distanza del paese, in lontananza. Qua invece no, siamo entrati nel cuore del paese, Montella. Ecco, l'invito che attraverso gli amici di Infermiglia, attraverso una serie di altri compagni di viaggio, stiamo cercando di raccontare a tutti, è un invito ad andare nella carne dei paesi, andare a visitare come si va a visitare un'innamorata, come si va a visitare un amico caro, e cercare di farsi dire le parole belle che lui ci ha detto in quella giornata, in quel momento, e scambiarle e condividerle, perché noi dobbiamo costruire, lavorare per una vita che sappia mettere insieme. Questa è una citazione che faccio di Franco Antonio, che vi deve passare. La muta lussuria di una rosa e la necessità di un discorso di civiltà. Irpinia è piena di grandi opportunità. Guardate sto bosco, guardate l'invito che chiaramente vi fa dire: entrate dentro, non abbiate paura, perché il bosco a volte ci crea una condizione un po' così di paure, così immotivate.
arrivate, non sappiamo a dati che, ma attraversate il bosco, prendetevi il tempo della lentezza e andate a scoprire un universo straordinario. Andiamo avanti, io li commenterò così come vanno, non voglio avere, voglio che entriamo nel flusso di questo viaggio. Ecco, noi stiamo facendo adesso un viaggio in attraverso questo valentino.